Siamo pronti? Allora, prima di tutto buonasera, grazie di essere venuti a questo incontro, tra l'altro nonostante il breve preavviso. E, l'oggetto dell'incontro, poi insomma sentirete più voci narrare la problematica e i punti di vista, l'oggetto dell'incontro è l'attacco senza precedenti, penso, nella storia nei confronti di una forza politica che tra l'altro rappresenta quasi 9 milioni di italiani, attacco che si sta svolgendo in tutte le sedi possibili, con effrazioni fisiche dei nostri uffici, e poi vi racconteremo, e con violazioni informatiche e intimidazione e violenza privata nei confronti di 30 cittadini che in questo momento si ritrovano anche a ricoprire il ruolo di parlamentare. Quindi io intanto passerei la parola a Stefano. Salve a tutti. Come ben sapete, il 24 mi sono svegliato con dei messaggi che mi dicevano: guarda che ci sono le tue mail e quelle di Giulia online. Io ovviamente pensavo fosse uno scherzo, e invece poi siamo andati a vedere, effettivamente c'era tutta la nostra vita privata, perché di fatto quella mia mail era una mail personale che avevo dal 98 e le mail partivano dal 2006 per una semplice coincidenza che avevo cancellato quelle prima. E quindi abbiamo passato giorni purtroppo a rincorrere e a cercare di capire che cosa effettivamente stava succedendo. Purtroppo sono energie che ci hanno anche distolto dalla nostra attività parlamentare, poi nel dettaglio vedremo, analizzeremo anche questo. E finché anche ieri sera mi ero un po' stufato di stare dietro a questa cosa, perché effettivamente ci siamo resi conto che era una cosa comunque pesante e che ci toglieva energie, e ho scritto anche su Facebook, insomma, mi sono sfogato e ho scritto questa una cosa su Facebook. Immediatamente la mattina, cioè stamattina, mi ha scritto Giglioli dell'Espresso, e vi leggo cosa mi ha scritto. Gentile Stefano Vignaroli, abbiamo letto su Facebook il tuo stato sulla questione delle mail rubate. Il gruppo Espresso Repubblica sa le cose quasi in tempo reale e intervista i presunti hacker. Queste sono le mie parole. Le istituzioni dormono. Ora mi sono stufato. Se vogliono la guerra, l'avranno. E allora mi scrive lui: precisiamo quindi a te e ai tuoi lettori che 1. A seguire la vicenda fin dall'inizio, per la precisione, non è il gruppo Espresso Repubblica, ma il sito settimanale L'Espresso. Va bene. Per la precisione, attraverso la collaboratrice Carla Frediani, esperta del mondo hacker, sul quale scrive da anni per la nostra testata come per le altre. 2. Come abbiamo spiegato, la nostra collaboratrice ha scoperto il caso imbattendosi in una conversazione in merito all'interno di una chat hacker. 3. Trattandosi di una brava giornalista e avendo quindi compreso l'importanza della cosa dal punto di vista della notizia, Frediani ha cercato, sempre via internet, un contatto diretto con il gruppo dei sedicenti hacker del PD, riuscendo a intervistarli seppur in forma anonima. 4. Ovviamente l'Espresso non ha assolutamente nulla a che fare con questo gruppo di sedicenti hacker. 5. L'Espresso ha anzi per primo messo in luce tutte le stranezze del caso. Infatti la mattina una delle prime cose che ho visto è stata questa intervista dell'Espresso, della Frediani, ai presunti sabotatori della mia mail. 6. Al contrario di altre testate, l'Espresso ha deciso fin dall'inizio, per scelta editoriale e per rispetto della privacy, di non diffondere nemmeno una parola dei file in questione e di limitarsi a riportare la notizia della loro esistenza e dell'avvenuta pubblicazione online. Il fatto che alcune persone, chiunque esse siano, abbiano violato le caselle di posta elettronica di alcuni parlamentari, chiunque essi siano, è evidentemente una notizia che qualunque giornale, avendola, pubblicherebbe, quando poi in realtà i contenuti
sono per legge, non possono pubblicarli anche per deontologia professionale, perché comunque è un reato. 7. In margine al primo rilascio delle mail rubate, il gruppo di sedicenti hacker aveva annunciato una seconda pubblicazione nella giornata di mercoledì 1 maggio. Ovvio quindi che la nostra collaboratrice in quella giornata e nelle ore successive si sia collegata al loro sito per verificare se questo nuovo rilascio era effettivamente avvenuto. Di qui la notizia, quasi in tempo reale, che abbiamo dato sul sito. Effettivamente ieri, già come è uscita le seconde, perché via via, oltre che me e Giulia, si sono aggiunti anche altri parlamentari, e l'ultimo dovrebbe essere oggi a pranzo, se non erro. 8. Abbiamo scritto, e qui lo ricordiamo, che questo furto e il ricatto sottostante, secondo noi, rappresentano l'ennesimo segno di imbarbarimento inaccettabile della lotta politica, il che ovviamente non vuol dire censurare la notizia nel suo accadimento, però intanto gli è stata data una notevole rilevanza mediatica. 9. Non abbiamo capito esattamente a chi intendi fare la guerra. Se ti riferisci ai sedicenti hacker, ne hai pienamente diritto, per vie legali naturalmente, certo. E se lo ritieni utile, ti possiamo fornire tutta la collaborazione possibile, fornendoti ogni elemento in nostro possesso. Se invece ritieni di fare la guerra all'Espresso, che ha pubblicato quella che è indubbiamente una notizia, preservando in ogni modo la privacy delle vittime, pensiamo che tu abbia sbagliato obiettivo. Cordiali saluti, Alessandro Giglioli. Questo è la mail che ho ricevuto questa mattina, e posso passare la parola a Giulia, che sì. Prima di passare a Giulia, io volevo intanto rendervi edotti del quadro in cui si inserisce questa violazione delle 30 caselle di posta. Noi in quest'ultimo mese abbiamo subito il furto dell'hard disk del nostro capo legislativo, la violazione di queste 30 caselle di posta elettronica di 30 parlamentari del Movimento 5 Stelle, con questa minaccia settimanale di violare la vita di comuni cittadini che hanno ovviamente, come tutti, i loro non assolutamente segreti, ma la loro privacy, le loro storie, le loro amicizie, i loro rapporti di lavoro, la loro attività politica, perché noi fino a ieri usavamo le mail normali per svolgere attività politica. Ieri a pranzo c'è stato il tentativo di violazione di una casella di posta di un nostro collaboratore, sempre nei nostri uffici al Palazzo dei Gruppi, gli stessi uffici dove è stato rubato l'hard disk del responsabile del legislativo del 5 Stelle. E ieri, verso l'ora di pranzo, la pubblicazione di una bozza della relazione del gruppo Movimento 5 Stelle al documento di economia e finanza pubblicato sul sito dell'Huffington Post. E ieri abbiamo deciso che la misura era colma. Abbiamo tenuto un basso profilo in questi 8 giorni per evitare di andare a intralciare quelle che erano l'attività della magistratura piuttosto che della polizia postale, ma a questo punto abbiamo capito che c'è un attacco a tutto campo contro di noi e che probabilmente questo fenomeno è stato sottovalutato. Quindi oggi siamo andati in procura, abbiamo messo in ordine tutti questi fatti che vi stiamo raccontando. E soprattutto abbiamo evidenziato che a stamattina, ma purtroppo anche adesso alle 5 meno un quarto, quindi diciamo 8 ore dopo il mio incontro con il procuratore aggiunto che ha in carico l'indagine, che è Capaldo, noi non abbiamo notizie ufficiali né sull'attività della magistratura a tutela del Movimento 5 Stelle, né l'attività della polizia postale, quindi noi non sappiamo nulla di che cosa stia facendo la magistratura e la polizia per tutelare 30 cittadini in primis e un gruppo politico che evidentemente sta dando fastidio a molti. Il sito
a ieri sera non era ancora stato oscurato, sappiamo perfettamente che non è possibile andare a bloccare immediatamente un server che poi rimanda magari a un server estero, che poi rimanda a un server dall'altra parte del mondo, eccetera, 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 ma oscurare almeno la visione di un sito in Italia, come accade banalmente per molti siti, attraverso la pagina bianca e il logo della Polizia di Stato, è una prassi comune che normalmente in tutti i casi viene utilizzata. Nei confronti del Movimento 5 Stelle no. In questo momento il sito è giù, ma siccome non esiste questa pagina bianca con il logo della Polizia di Stato, ci viene da pensare che sia magari giù per responsabilità di qualcun altro che non siano le istituzioni. È veramente quello che io ho voluto evidenziare sia al procuratore Capaldo che in un brevissimo incontro che ho avuto con il procuratore Pignatone, è la sensazione di essere abbandonati in questo momento di grossa pressione psicologica nei nostri confronti. Io vi ricordo che queste 30 cittadini che sono anche chiamati a svolgere questo delicato ruolo parlamentare, dalla prossima settimana saranno all'interno di commissioni che legiferano, saranno all'interno di commissioni di garanzia, per quello che ne sappiamo uno di loro potrebbe essere anche il futuro presidente del COPASIR. E nessuno nelle istituzioni fino ad oggi si è preoccupato minimamente di tutelare, o se l'ha fatto non ce l'ha comunicato, queste persone, questo gruppo politico e i cittadini che ci hanno affidato, i 9 milioni di cittadini che ci hanno affidato un ruolo importante all'interno delle istituzioni. Questo è il mio rendiconto sull'incontro oggi in procura. Giulia è stata dal garante privacy. E soprattutto, a parte lo stress che abbiamo vissuto in questi giorni, ci tengo a ribadire che io non ho nulla da nascondere, nulla da temere, così come tutti quanti noi. Quindi se volevano intimidirci, cioè per me hanno fatto un buco nell'acqua, poi insomma, quindi è questo. Beh, io anzitutto ci tengo a ringraziare moltissimo tutte le manifestazioni di solidarietà che sono giunte in questa settimana, perché l'affetto e il sostegno da parte di persone della società civile è arrivato veramente da più parti, non per ultima addirittura da parte del Movimento delle Agende Rosse, di cui faccio parte, che fa capo a Salvatore Borsellino, una raccolta firme online organizzata per esprimermi solidarietà. E anche i tantissimi messaggi, le chiamate da parte di giornalisti che ovviamente mi hanno davvero commosso, e questo anche a dimostrazione che i giornalisti non sono tutti uguali, quindi ci teniamo anche a precisare questa cosa. E detto ciò, come dicevo, è poi la carica e l'energia di tutte queste persone che ci scrivono che ci spinge ancora di più a continuare nel nostro operato, a continuare a lavorare, a non abbatterci ci rende ancora più forti. Quindi insomma, questo era importante dirlo. Però, come dicevamo, abbiamo anche riscontrato quella totale indifferenza e quel totale silenzio da parte della maggioranza delle forze politiche, da parte delle istituzioni. Certo, ci sono stati alcuni messaggi di solidarietà da parte del Presidente della Repubblica e da parte della stessa Presidente della Camera, Laura Boldrini, e da parte del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Jacopino. Però il clima che abbiamo respirato in questa settimana è stato davvero pesante, e il fatto di sentirsi soli, come dicevamo, perché se non ci fossero state tutte queste manifestazioni di affetto, di solidarietà da parte delle persone che ci sostengono, che mi sostengono anche personalmente nel continuare a lavorare, le altre forze politiche
non si sono minimamente degnate di portare alla luce l'attenzione dei media o comunque di sollevare la questione in Parlamento, di rivolgersi direttamente a noi per chiedere delucidazioni. Lo stesso garante della privacy mi ha contattato solo ieri e a fronte della mia richiesta di un incontro immediato ci siamo visti questa mattina. Allora, noi al garante della privacy ovviamente chiederemo non solo di diffidare, come già abbiamo fatto attraverso un video io e Stefano Vignaroli la settimana scorsa, di diffidare chiunque dal pubblicare insomma le nostre caselle di posta personali, ma chi detiene tutto questo materiale, le nostre caselle di posta, chi ha le testate giornalistiche che hanno il possesso della nostra casella di posta, devono cancellarlo. Quindi noi chiederemo l'emissione di un provvedimento da parte del garante per far cancellare questa sorta di archivio, perché non esiste al mondo che giornalisti o comunque persone che sì, certo, tengono all'informazione, detengano del materiale che non è importante dal punto di vista politico. Qui si parla appunto di vita privata, di vita personale, anche di persone che non ricoprivano il ruolo di parlamentare, perché la mia casella di posta va dal 2008 al 18 aprile 2013, quindi è stata fatta una fotografia ed è stata resa scaricabile. Ho cinque anni di vita di una persona, di attivismo all'interno del Movimento 5 Stelle, da prima ancora che nascesse, di appunto conversazioni con amici, quindi tutti i dati sensibili che sono stati resi appunto scaricabili. E quindi questo è quello che abbiamo chiesto e che chiederemo al garante della privacy. Ci sarà un collegio l'8 di maggio e vedremo se insomma saranno sensibili alle nostre richieste. Questo perché, come dicevo, nessuno si può permettere di detenere un archivio su, adesso sono 6, ma potrebbero diventare di più, parlamentari, cittadini che sono anche parlamentari, per poterlo eventualmente utilizzare nel momento opportuno. E certo, il garante della privacy questa mattina si è reso disponibile e ci ha fatto insomma sentire la propria vicinanza. Vedremo se si attiveranno. È importante dire che non avevano, probabilmente anche loro avevano sottovalutato la questione. Certo, c'era stato un comunicato stampa in cui la settimana scorsa dicevano che si sarebbero attivati in qualche modo, ma si aspettavano che fossimo noi a contattarli e quindi hanno aspettato insomma fino a ieri per mettersi in contatto con la sottoscritta e ho spinto io per chiedere un incontro questa mattina e per formalizzare un esposto. Niente, noi insomma adesso, come abbiamo detto, utilizzeremo tutte le sedi opportune, quindi rispettiamo il lavoro della Polizia Postale e della Magistratura. Abbiamo cercato fino a questo momento di tenere un basso profilo proprio per insomma rispettare il lavoro dei reparti investigativi, però adesso basta, perché qui non è più una questione che riguarda soltanto la vita privata di una persona o di due persone come possiamo essere io e Stefano Vignaroli. Qui si tratta di un attacco pesante nei confronti di persone che andranno a ricoprire, come ha ricordato Roberta, ruoli importanti. Sono giornate delicatissime per gli equilibri politici che tutti ben conosciamo e per le decisioni che verranno prese, e noi non ci fermiamo e siamo ben contenti di essere qui, di metterci a disposizione dei cittadini, di continuare a lavorare e di dimostrare che questi attacchi così, che vogliono in qualche modo strumentalizzare anche il nostro lavoro, il nostro operato, non ci spaventano. Siamo ancora più forti di prima. Questo è importante che passi, perché, come ho detto prima, tra di noi siamo veramente uniti,
ci stiamo dando da fare con riunioni fiumi ogni giorno, stiamo lavorando tantissimo da ancora prima di entrare in Parlamento e siamo pronti ad affrontare tutto, ma chiediamo anche che ci sia una seria attenzione su tutto quello che sta accadendo, perché non è possibile che le altre forze politiche non si degnino minimamente di sollevare la questione, di essere in qualche modo solidali con tutto quello che sta avvenendo, perché se fosse successo ad altri non ci sarebbe stata, secondo noi, altro che golpe, non ci sarebbe stata questa mancanza di attenzione così eclatante. Io passerei la parola anche a Nicola Biondo per raccontare anche un po' i risvolti dal punto di vista dell'informazione giornalistico, per raccontare quello che stiamo portando avanti come gruppo. Come molti di voi sapete, io sono un giornalista e quindi mi prendo anche forse maggiore libertà in quello che sto per dire. Giulia Sarti, vorrei essere ben chiaro, da 2 settimane viene violentata tutti i secondi della sua vita da 2 settimane. Giulia ha fatto bene, per la responsabilità istituzionale che ha, a ringraziare il Presidente della Repubblica. Gli ho avuto modo di fare una chiacchierata con il suo portavoce, con Cascella, sabato scorso. Il silenzio però che abbiamo sentito è stato terribile e contrastava con quello che molti di voi, quando mi vedevano passare, mi fermavano e mi dicevano: ma perché non fate qualcosa? Che cosa avremmo dovuto fare? Gridare al lupo al lupo? Era evidente che il lupo aveva azzannato la vittima. La lettera che Stefano vi ha letto, intanto partiamo da questo, il sito dell'Espresso ha dichiarato nel primo articolo, quando è venuta fuori questa storia, che la sicurezza informatica del movimento di Beppe Grillo era stata colpita. So come si costruiscono gli articoli, era per riempire l'articolo, perché non c'è nessuna sicurezza informatica gestita dal Movimento 5 Stelle che riguarda la mail di Stefano Vignaroli o quella di Giulia Sarti. Sono delle mail, Gmail, Yahoo, cioè, il Movimento non c'entra niente. In un certo senso ci ha dato fastidio, perché qualsiasi cosa succeda, questo Movimento, al netto dei suoi sbagli, delle sue scivolate mediatiche, dei suoi errori, è davvero costantemente sotto attacco. Il fatto che Alessandro Giglioli, che sappiamo essere un giornalista che segue anche con affetto le vicende del Movimento, scriva, ovviamente l'Espresso non ha assolutamente nulla a che fare con questo gruppo di sedicenti hacker, vorrei ben vedere. Al contrario di altre testate, ha deciso fin dall'inizio, per scelta editoriale e per rispetto della privacy, di non diffondere nemmeno una parola. Questa non è una medaglietta, questo è un dovere. Altri l'hanno fatto, parlando di porno ricatto, altrimenti sarebbe reato, ma non è una medaglietta. Altri con la foto di Giulia hanno pubblicato il titolo "Il porno ricatto della Grillina". Vuol dire che hanno visto certe cose, hanno avuto il coraggio di vederle. Scusate, io alcune volte rimango senza parole. E se fosse successo ad altri? Qualcuno di voi se l'è posto questo problema, se un gruppo di sedicenti Movimento 5 Stelle avesse sfondato la posta della Presidente Boldrini, dell'Onorevole Bindi, dell'Onorevole Finocchiaro, che cosa ci avreste fatto? Vi mettete nei panni di Giulia Sarti, almeno per un attimo? Va tutta la nostra solidarietà alla Presidente Boldrini, di cui oggi abbiamo letto un bell'articolo, non potrebbe essere altrimenti, a firma di Concita De Gregorio.
Ma alcune volte ci viene in mente di dire, ma noi siamo cittadini, non onorevoli, per favore, non ci sapete che non si chiamano così, ma Giulia Sarti è una cittadina di serie B, dove stanno quei movimenti che a ogni piè sospinto e per cose assolutamente importanti difendono i diritti delle donne davanti a Giulia Sarti? Dove stavano? La sensazione è che non si voglia raccontare, ripeto, al netto dell'inesperienza, delle scivolate, degli sbagli, non si voglia raccontare il lavoro di questi ragazzi. Noi abbiamo un programma per il Copasir, non abbiamo solo chiesto, come è normale, che alla vera opposizione venga dato ciò che spetta, e di questo, se ne ha voglia, Roberta potrebbe raccontare i colloqui ormai noti, il colloquio ormai noto avuto col Presidente della Repubblica Napolitano qualche giorno fa. Abbiamo un programma, andremo lì e abbiamo un programma per questa importante commissione. Stiamo dando risposte a quel programma che abbiamo presentato agli elettori per i costi della politica. Stiamo provando a proporre qualcosa di diverso rispetto al libro dei sogni del governo appena insediato. Le commissioni che ancora non lavorano, e non certo per colpa nostra, per noi è come se ci fossero da tempo, sono stati portati avanti disegni di legge. Di questo, credetemi, c'è davvero il silenzio. Abbiamo la sensazione, e concludo, che, badate bene, che nessuno usi il termine regia politica, perché io non sto dicendo questo, ma abbiamo la sensazione che si voglia demonizzare lo strumento della rete a tutti i costi. La rete va bene per divertirsi, per fare amicizie, per passare delle ore in compagnia, per vedere i film, ma quando si tratta della rete utilizzata come un metodo, come uno strumento politico, e allora si alzano le barricate. Quasi a voler far capire agli italiani che chi utilizza la rete come strumento sia inaffidabile, perché la rete è inaffidabile. È come se noi smettessimo di andare sulle strade perché le strade procurano morti, perché sulle strade muoiono le persone. È come se smettessimo di utilizzare i soldi perché i soldi vengono falsificati, i nostri bancomat clonati. Lo vorremmo dire chiaramente. C'è chi parla spesso di leggi su internet, leggi sulla rete. Su questo potrebbe dire qualcosa di più e in maniera ancora più chiara di me, Roberta. Ma se queste vicende tristi e terribili ci insegnano qualche cosa, è quello che noi non rinunciamo, ovviamente, a utilizzare lo strumento della rete. Questo è anche, se mi permettete, da collega, anche una sorta di reset. Vi assicuro che fa impressione che alcuni organi di stampa abbiano raccontato questa cosa schifosa che sta avvenendo in queste ore come una sorta di regolamenti di conti interni e roba del genere. E ci ha fatto impressione, ma su questo ovviamente si potrebbe aprire un dibattito, ma non adesso, ci ha fatto impressione, e non voglio utilizzare un altro termine, vedere uno di questi sedicenti massacratori della vita privata di tutti questi giovani cittadini e deputati venire intervistato. Ci ha fatto molta impressione. Questa persona ha parlato di ricatto. Io vorrei essere molto chiaro.
non ci sono segreti, non ci sono ricatti e non ci sono persone ricattabili. Però lo ripeto, è come se voi aveste letto l'intervista di uno stupratore seriale che addirittura, la cui voce addirittura arriva a parlare di reiterazione di questi reati. Questo sì, ci ha fatto impressione. Chi l'ha pubblicata si può tranquillamente non proteggere, ma insomma si può far forte davanti alle regole della stampa, va bene. Però vi devo dire che è stata una cosa terribile, davvero terribile. Uno dei sedicenti hacker è stato intervistato, sempre che sia lui, almeno voglio sperare che sia lui, no? Spero che la mia collega abbia avuto garanzie che fosse lui, che se no sarebbe un'intervista inventata. Sì. Per quanto riguarda la mail, la violazione delle mail, magistratura e polizia postale si sono attivate immediatamente perché si tratta di estorsione e quindi si procede d'ufficio, per cui non era indispensabile una denuncia formale. Ovviamente abbiamo presentato subito dopo denuncia formale il 24 di aprile. Sì. No, è appunto questo che ci sembra assurdo. Non stiamo dicendo ovviamente che nel giro di 9 giorni la magistratura possa aver concluso le indagini, sia potuta già arrivare a identificare i colpevoli, trovare i server, rimuovere i file dai server. Però avremmo voluto, e lo vorrei anche adesso perché continuo a dire che sono le 17 e ancora non ho nessun aggiornamento come mi era stato promesso. Esatto, posso controllare anche in tempo reale. Così le avevano promesso. Avevano detto che avrebbero a questo punto oscurato. No, avevano detto che messi in fila tutti questi episodi che vi abbiamo raccontato, quindi oltre la violazione delle 30 caselle di posta, e compresa la gravità dell'attacco, avrebbero fatto una ricognizione su tutte le attività investigative messe in campo e ci avrebbero dato un report, un resoconto. Siamo arrivati a questo punto, intendiamo muoverci in quest'altro, ovviamente senza violare quelli che sono i profili di riservatezza delle indagini, ovviamente del segreto istruttorio, però quantomeno dire: signori, stiamo lavorando per voi. E questo ad oggi non c'è. Quindi noi, il punto vero di questa conferenza stampa non è il fatto che noi ci sentiamo minacciati perché abbiamo inconfessabili segreti della cui pubblicazione abbiamo paura. Quello che troviamo inconcepibile e incredibile è il silenzio mediatico sulla portata di un attacco del genere nei confronti di un movimento politico, della nostra, diciamo, del peso elettorale che i cittadini ci hanno riconosciuto, e dall'altra parte una sorta di abbandono da parte di quelle che sono le istituzioni preposte a tutelare, indipendentemente dal fatto che noi siamo un movimento politico, comunque tutelare i diritti di cittadini che sono stati violati. Una domanda, ma hanno rubato un hard disk dove? Negli uffici del gruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo dei Gruppi, quarto piano. Questo
tre settimane fa, mi pare, mentre ieri c'è stato un tentativo nella pausa pranzo di effrazione di una casella di posta Gmail di un computer lasciato aperto da un nostro collaboratore sempre del legislativo in pausa pranzo. Ha ricevuto sul cellulare un messaggino che diceva che c'era stato un tentativo di accesso alla posta elettronica e poi quando è ritornato da pranzo e ha controllato le impostazioni della casella Gmail, gli hanno richiesto di inserire le risposte, quelle alle domande di sicurezza proprio che Gmail mette in campo quando ci sono dei tentativi di entrare senza avere le credenziali giuste. Sì, ieri avevamo già denunciato l'hard disk ovviamente, ieri poi quando c'è stato quest'ennesimo episodio abbiamo fatto sedere tutti lì, sicurezza della Camera, il nuovo dirigente della polizia che si è insediato ieri stesso se non sbaglio e il responsabile dell'ufficio, del palazzo dei gruppi del servizio degli assistenti parlamentari che prestano appunto servizio al palazzo dei gruppi e abbiamo fatto un punto della situazione e poi prossimamente metteremo anche in campo tutta una serie di azioni per cercare di tutelare la tranquillità del lavoro delle persone che sono all'interno, sia parlamentari che collaboratori che prestano servizio all'interno del gruppo. Avete escluso una mano interna, insomma una mano amica sulla pubblicazione delle mail, almeno quello che diceva prima il collega, ma sì. Avete idea su chi possono essere, non dico gli esecutori, ma quantomeno i mandanti? No, francamente la fantasia viaggia, ma diciamo che no, non vogliamo avere idee. Allora, c'è stato detto che all'interno del Parlamento, come insomma in qualunque ufficio, ci sono occasionalmente degli sporadici episodi di furto scomparsa. Diciamo che la frequenza con cui succedono a noi non si era mai verificata prima, questo ce l'hanno riconosciuto, sia a livello fisico che a livello informatico. Una solo che ho scoperto dal fatto che il prossimo sarò io e niente, insomma, si parlava di gogna mediatica, a me non me ne può fregare di meno e ho risposto sul mio Facebook utilizzando le parole di Paolo Panelli in un film degli anni '80. E però è davvero allucinante se ci pensate, insomma poi ha espresso perfettamente i concetti Nicola, è una violazione molto pesante. Noi vorremmo che la stessa, come c'è stato recentemente un fatto di un video di Ballarò che non è andato in onda, e noi chiedevamo alla giornalista semplicemente che avesse la stessa identica attenzione, no? Giusta, anche una giusta pressione, perché poi la stampa ha questo ruolo, più fa pressione, più chi lavora nelle istituzioni lavora meglio, dovrebbe lavorare bene appunto perché la stampa esercita il ruolo di controllore. E come noi chiediamo giustamente la stessa attenzione mediatica su queste tematiche anche agli altri esponenti, noi come sapete abbiamo rinunciato a tanti quattrini a ogni deputato, poi vi diremo in futuro quanti esattamente stiamo finendo i conti, ecco ci piacerebbe che la stessa cosa, no, venisse chiesta a tutti gli altri parlamentari con la stessa insistenza, è una cosa giusta, se ci pensate sarebbe bello anche che quando succedono fatti del genere gravi come quelli successi a Giulia, a Stefano e probabilmente da domani anche a me, ci fosse la stessa identica attenzione, è brutto quando è così, insomma, immaginate qualcuno che entra nella posta di Brunetta e pubblica le mail di Brunetta, che cosa avrebbe scritto il giornale Libero, cioè, ci pensiamo a questa cosa? Se noi siamo 109 ragazzi, giovani, appena arrivati, che stiamo lavorando come pazzi, voi ci vedete 18 ore al giorno, e oggi io sto qui in conferenza stampa anziché leggere dei dossier che ho richiesto sul Mali perché devo scrivere una mozione, lo voglio scrivere il prima possibile, mi devo occupare di questa roba anziché stare a lavorare. A me questa è l'unica cosa che mi fa rosicare, l'unica è questa, che vorrei stare a lavorare anche di venerdì pomeriggio come facciamo sempre, invece stiamo qua a fare una conferenza stampa su questa violenza davvero gravissima, gravissima.
comunque ai sedicenti hacker pubblicassero quello che vogliono, a me davvero non me ne può fregare di meno. Oggi avevo la tentazione di pubblicare la password, come dire, entrate tutti, però niente, andiamo avanti, davvero, come diceva Giulia, più forte di prima. Un'intervista alla Presidente Boldrini, che denunciava appunto degli atti di violenza via web nei suoi confronti, ha raccontato insomma di quello che è successo e ha auspicato anche che adesso arrivino delle norme per regolamentare un po' la rete per quanto riguarda la commissione di reati. Un po' la stessa situazione in cui vi siete trovati voi, però la sua intervista ha avuto una risonanza enorme oggi rispetto a quello che è successo. Siete d'accordo sul fatto che lei dica adesso pensiamo a delle nuove norme per il web e se vi sentite un po' discriminati nella considerazione che c'è stata verso di lei che oggi ha fatto questa intervista e verso di voi che invece sono giorni che cercate di attirare l'attenzione su quello che vi sta accadendo. Allora, innanzitutto massima solidarietà alla Presidente Boldrini per le minacce che ha ricevuto. Ne ho ricevute anch'io di minacce via posta ordinaria, quindi per questo non penso di accusare il sistema delle poste italiane su le menti malate che scrivono stupidaggini a personaggi più visibili di altri. Relativamente alla libertà della rete, noi sistematicamente assistiamo a tentativi di limitazione. La rete è un mezzo favoloso e potentissimo, ma come tutti i mezzi non ha un'intelligenza sua propria, è il modo in cui viene utilizzato che fa la differenza. Noi prendiamo atto che continuano sistematicamente, lo abbiamo sentito anche negli interventi in aula in questi giorni, come c'è sempre una demonizzazione della rete, sia come appunto veicolo di libera circolazione delle idee, sia come strumento di democrazia diretta, orrore, sia come possibilità di far girare conoscenza e accrescere la consapevolezza dei cittadini. Per noi ovviamente questo è inconcepibile. Nonostante la violenza che stiamo subendo in rete, Giulia e Stefano vi hanno anche raccontato come ci si sente una persona che viene messa a nudo nella sua normalità di persona, che ha delle relazioni, che ha una vita, che fa un'attività di volontariato, che ha un'attività lavorativa e che viene per questo esposta nuda davanti al resto del mondo. Ma nonostante questo noi crediamo fermamente nella libertà della rete e quindi per questo rifiutiamo ogni strumentalizzazione che ci possa essere da parte di qualunque persona o istituzione di atti di stupidità di persone che utilizzano un mezzo e lo utilizzano male. Io ci tenevo a fare un'altra precisazione sul concetto di trasparenza, perché poi è su questo, no, che ci attaccano sempre. Allora, che cosa vuol dire la trasparenza? No? Voi siete fissati, noi Movimento 5 Stelle, con queste dirette streaming, siete fissati con la rendicontazione, siete fissati con la trasparenza. Allora ecco, pubblichiamo le vostre caselle di posta, vi priviamo della vostra libertà e pubblichiamo le vostre caselle di posta perché voi siete i paladini della trasparenza. Questa non è trasparenza, questa è violenza, è un'altra cosa, si chiama violenza. La trasparenza per noi è il fatto che tutti voi possiate venirci a chiedere, tutti i cittadini possono venirci a chiedere, possano sapere su quali progetti di legge stiamo lavorando, quali sono i nostri contenuti, che cosa succede all'interno delle commissioni permanenti appena verranno istituite, come funziona la contabilità all'interno della Camera dei Deputati, quanto prendiamo e come utilizziamo i soldi pubblici. Questa è la trasparenza, la pubblica amministrazione come casa di vetro, e questo è il concetto che portiamo avanti, che non deve mai sfociare nella violenza. Ma tutto ciò che riguarda il cittadino, noi siamo qui, siamo vostri dipendenti, e tutto quello che riguarda la nostra attività politica, noi lo rendiamo pubblico perché è vostro, è di tutti noi il nostro lavoro. Questo però non deve riguardare le vite personali delle persone, la vita privata delle persone. È lì quel limite. E allora chiariamoci tutti su questo concetto di trasparenza, perché non vorremmo mai
che si pensasse, ah vedi, adesso il Movimento 5 Stelle comincia ad aver paura, vengono violate le loro caselle di posta, forse bisogna interrogarsi su tutta questa trasparenza, forse queste dirette streaming, forse questo raccontare via web, via Facebook, via social network, con tutti i mezzi possibili, tutto ciò che fanno, forse lo rimettono un po' in discussione. No, signori, no. Per la trasparenza. Noi vogliamo chiarire ancora di più quanto è importante il concetto di trasparenza della pubblica amministrazione, del Parlamento e dell'attività parlamentare, perché in questi anni noi abbiamo vissuto in un clima in cui troppi segreti, troppe cose che ci riguardavano non venivano dette, venivano tenute nascoste. Noi questo non lo vogliamo. E quindi interrogateci sui contenuti, quello che diceva prima Alessandro, interrogateci su quali progetti di legge stiamo, su quali progetti di legge stiamo lavorando. Io in Commissione Giustizia sulla legge anticorruzione, in affari costituzionali sulla legge per il conflitto di interessi, per regolare il conflitto di interessi, sulla legge elettorale. Questi sono i contenuti su cui noi ci vogliamo confrontare, vogliamo portare avanti quei 20 punti del programma e tutte le istanze che ci arrivano da parte dei cittadini, perché questo è il nostro lavoro. E siamo felici di poterlo fare, di poterci mettere a disposizione di tutti, di tutti. È la fissa di amare questo maledetto mestiere. Per intenderci, ieri il professor Becchi è intervenuto nell'agone massmediatico, va bene? Perché viene intervistato il professor Becchi? Voi conoscete qualche ideologo, uno che si può, che può dire io sono l'ideologo del Movimento 5 Stelle? Cosa? Casaleggio non credo che ha usato per sé la parola ideologo. È noto che il Movimento ha sempre fatto dell'antideologia la propria bandiera ed è noto, come è stato detto più volte, che nessuno è l'ideologo di questo movimento. È evidente però che chi continua a mettere sotto pancia il professor Becchi, ideologo del movimento, compie una stortura che ci costringe a perdere tempo. Io ho pubblicato 6 o 7 post, tutti sui problemi sulla mafia siciliana, sul blog di Beppe Grillo. A nessuno di voi ovviamente è venuto in mente di dire mafiologo ufficiale di Grillo. Cioè, perché continuarci a schiacciare? Perché continuare a ignorarci? Io sarei felice se domani il quotidiano La Repubblica tirasse fuori una bella pagina sulla vita di Giulia Sarti in queste 2 settimane, perché per 2 settimane lei è stata ignorata. Siamo o no tutti uguali davanti alla legge e alla Costituzione? E non tirate fuori questa cosa, l'uno vale uno, perché io non la sto dicendo, ma siamo tutti uguali. Scusate, l'ultima domanda. Sul blog di Beppe Grillo c'è stato un post in agosto del 2012, lo scorso agosto, che diceva il futuro è Assange. La differenza fra quello che vi è capitato, che ti è capitato, che ti capiterà, sperando che questo venga fermato, naturalmente per rispetto a ogni singola persona, e quello che è successo adesso, qual è? È per la cittadina Lombardi. Avevo indicato Giulia perché mi sembrava che la sua risposta sulla trasparenza fosse perfetta. Assange ha pubblicato quelli che erano documenti riservati relativi a un'attività diplomatica, un'attività politica, un'attività tra istituzioni che vengono comunque pagate con i soldi, in questo caso non di cittadini italiani ma di cittadini di altri paesi. Quello che noi abbiamo lamentato è che è stata pubblicata della corrispondenza privata di una persona che tra l'altro fino a 5 anni fa era una ragazzetta, che ha 21 anni, e ce n'ha 26 adesso, questa è la differenza.
qualcosa di male è che io mi nasconda sotto il banco. La Repubblica, come Giulia sa e Stefano sanno, perché li ho sentiti il primo giorno che questa storia è venuta fuori, ha espresso tutta la solidarietà, soprattutto non ha voluto scaricare quelle email, vederle, né sentirne neanche parlare. Dai miei pezzi lo sapete, non mi interessa, non è un mio lavoro. Fosse per me non avrei fatto neanche altre cose che altri hanno fatto, però ognuno. Quindi la Repubblica, se Giulia Sarti ci vuole dire come ha vissuto queste due settimane, è ben lieta di raccontarlo. No, lei sì, è vero.